Quelle che sapevo te le ho già raccontate tutte. Perché non mi racconti quella di ieri? Quale? Quella dell'aquilone. Senti, perché invece non ti riposi un po'? Più tardi te la racconto. C'era una bambina che viveva in un'isola. A stare coi grandi si annoiava e poi le facevano paura. I ragazzi della sua età non le piacevano perché giocavano ai grandi e così stava sempre sola. Tra i cormorani, i gabbiani, i conigli selvatici. Aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene a quel posto. La natura aveva dei colori così belli. E niente faceva rumore. Andava via quando anche il sole se ne andava. Una mattina sul mare spuntò un veliero. Le barche che passavano di lì erano diverse generalmente. Questo era un vero veliero, di quelli che hanno attraversato i mari e le tempeste di tutto il mondo. E anche, chissà, fuori del mondo. Visto da lontano faceva uno splendido effetto. Da vicino invece diventava misterioso. A bordo non si vedeva nessuno. Restò fermo pochi minuti. Poi cominciò a virare e si allontanò. Silenziosamente come era venuto. La bambina era abituata alle stranezze degli uomini e non si stupì. Ma appena tornata a riva, ecco che
Un mistero va bene. Due sono troppi. Chi cantava? La spiaggia era deserta come sempre. Eppure la voce era lì. Ora vicina, ora lontana. A un certo momento le parve che venisse proprio dal mare. Una caletta tra le rocce, tante rocce che non se n'era mai accorta, erano come di carne e la voce in quel punto era molto dolce. Ma chi era che cantava? Tutti cantavano. Tutti.